Buonasera, buonasera da Onda di Gina, apertura subito la cronaca, scoppia una lite in via Cornacchiola sul Monaco, coinvolto anche un poliziotto, l'episodio risale a ieri sera, un episodio che conserva ancora parecchi lati oscuri, ma noi facciamo il punto nel servizio. Un poliziotto e un giovane del posto sarebbero stati protagonisti di una lite scoppiata ieri sera in via Cornacchiola a Sulmona. Erano circa le 22:30, quando un gruppo di passanti avrebbe notato che qualcosa non andava con i due che si battevano in una lite piuttosto violenta. È stato necessario l'intervento della polizia stradale per sedare l'alterco che non è passato inosservato. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino da un'ambulanza del 118 per gli accertamenti di Fortunatamente entrambi non avrebbero riportato gravi conseguenze. Ma saranno le indagini ora a far luce su un episodio che conserva molti lati oscuri. Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto accendere gli animi. Fondamentale sarà la testimonianza delle persone che hanno assistito alla scena. Nulla trapela in questo momento dagli inquirenti che mantengono le bocche cucite. Sviluppi sulla vicenda potrebbero arrivare nelle prossime ore. Conto la rovescia per la riapertura di Equitalia Palazzo Migliorati a Sulmona, arriva l'intesa eh, tra i vertici nazionali e regionali, una riapertura che eh, potrebbe esserci già da venerdì, ma la data resta da definire, sentiamo meglio. Equitalia riaprirà l'ufficio di Sulmona nella serie di Palazzo Migliorati. In queste ore gli addetti ai lavori sono all'opera per ripristinare la regolare attività dell'ufficio che potrebbe riaprire battenti nei prossimi giorni, probabilmente già da venerdì. Lo fa sapere a Onda Tg l'assessore comunale lavori pubblici Mario Senibaldi. La data resta da definire, ma quello che è certo è che tutto a breve tornerà nella normalità. Dopo il vertice della scorsa settimana con l'ufficio tecnico, Equitalia ha ritenuto opportuno di riprendere l'attività a Palazzo Megliorati dal momento che non sono state ravvisate criticità sulla struttura, afferma Senibaldi. Conto la rovescia dunque per la riapertura dell'ufficio. La vicenda ha tenuto banco per circa un mese, precisamente il 27 febbraio, quando partirono le verifiche sismiche a Palazzo Megliorati e la sede di Equitalia venne chiusa temporaneamente. Tanto è bastato per aprire il dibattito politico con l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione l'ex caserma pace mentre gli avvocati del Foro di Sulmona hanno lanciato l'allarme sulla perdita del presidio. Ora si torna nella sede naturale per la gioia anche dei professionisti e degli utenti che hanno lamentato la chiusura dell'ufficio per un mese esatto. Alessandro De Gennaro o Elisabetta Bianchi, domani lo spareggio per la conquista del tanto discusso seggio di Forza Italia in Consiglio comunale si gioca presso il Consiglio di Stato. Sentiamo meglio nel servizio. È partito e conta la rovescia per l'udienza del Consiglio di Stato in programma per domani 30 marzo, sul tanto discusso seggio di Forza Italia in Consiglio Comunale. Da un lato Alessandro De Gennaro, l'ex consigliere comunale che ha presentato ricorso dopo la decisione del TAR, dall'altra parte Elisabetta Bianchi, consigliere comunale in carica. De Gennaro è stato proclamato consigliere della commissione mandamentale lo scorso 21 giugno, fino a quando la sentenza del TAR Abruzzo ha ribaltato completamente la situazione, dando ragione all'attuale consigliere di Forza Italia. Italia Elisabetta Bianchi, già candidato sindaco del partito al primo turno delle scorse elezioni comunali. I giudici amministrativi hanno annullato la decisione adottata dalla Commissione e hanno assegnato il seggio alla Bianchi. Il terzo tempo di una partita tutta interna a Forza Italia si gioca presso il Consiglio di Stato che potrebbe confermare la sentenza del Tar lasciando il posto di consigliere Elisabetta Bianchi o in caso contrario scombussolare di nuovo lo scenario facendo tornare sugli scranni di Palazzo Sant'Eleopatra. Francesco e il giovane De Gennaro. L'udienza era prevista inizialmente per il 16 marzo ma poi è stata procrastinata d'ufficio al 30. C'è attesa per la decisione del Consiglio di Stato che fino alla pubblicazione della sentenza terrà tutti con il fiato sospeso. Vetrina Liberty danneggiata nel cuore di Sulmona non più nel degrado così i gestori tirano un respiro di sollievo. Vediamo tutto. Torna nel decoro la vetrina Liberty di corso video, danneggiata da un giovane del posto, nella notte fra il 16 e il 17 dicembre. Dopo la segnalazione di cittadini e turisti che Onda Tg hanno denunciato lo stato di completo abbandono, i proprietari del salone storico hanno dato mandato a una ditta di ricollocare la parte di vetro mancante per ripristinare ordine e decoro. Finalmente il vetro è stato riparato e una parte è rimessa a nuovo, ci avviciniamo alla Settimana Santa e alla visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella e questo pezzo di storia non poteva presentarsi in questo modo agli occhi dei turisti, commenta uno dei gestori del Salone. Ringrazio, dopo tanto, quattro mesi, cinque mesi, siete rimesso allo specchio. Poi arrivo alla Santa Pasqua. Almeno i turisti possono fare la fotografia alla vetrina. Beh certo perché effettivamente siamo nelle vicinanze dell'annunziata e comunque è anche una vetrina immortalata no, eh, per la storia. Sta facendo eh, passe anni, dopo anni meno male. Certo è ancora una ferita aperta quando ripensate a quella notte. No, che... eh, eh, dopo quella notte che ci stanno i, i delinquenti in giro Perciò speriamo mo, la prossima volta, non ci rimetterò nemmeno un'altra volta, speriamo di no. Tutto è bene quel che finisce bene, come direbbe qualcuno, ma l'autore del gesto, tradito dalle scarpe che indossava, è stato denunciato all'inizio di gennaio dalla squadra anticrimine del commissariato di Via Sallustio, a margine di una battente attività di indagine condotta dall'ispettore superiore Daniele Lerario. È stato proprio il giovane autore del gesto da collarsi poi le spese per la riparazione del vetro della vetrina Liberty, ma ora lasciamo eh, definitivamente su questo caso, cambiamo argomento, torniamo a parlare della vicenda del Delino Morandi, plesso scolastico sul Monese, perché il comitato degli ex docenti non si arrende e scrive al prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi chiedendo una convocazione urgente. Sentiamo i particolari. Una convocazione urgente circa la situazione dell'edificio scolastico Denino Morandi di Sulmona lo chiede al prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, il docente Franco D'Amico, portavoce del comitato degli ex docenti tornati alla ribalta per l'immediata riapertura della sede storica dei ragionieri e geometri. Mentre si pensa a una mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sull'argomento, il comitato chiama in causa la prefettura, ricordando che nonostante l'instancabile lavoro di tutti gli interessati, le innumerevoli riunioni tecniche e politiche, politiche, le numerosissime promesse delle più diverse autorità civili e amministrative non hanno portato a nessuna iniziativa concreta, né si intravede un termine serio e fattivo che possa indicare la conclusione della vicenda. In un passaggio della lettera al prefetto, gli ex docenti non mancano di far notare come il perdurare della situazione ha fatto sì che l'immobile in questione si venisse a depauperare sensibilmente e che gli enti preposti sembrano aver abbandonato ogni fattivo interessamento, risultando di fatto irraggiungibili. I professori in pensione, che si pongono di traverso la convenzione con il provveditorato alle opere pubbliche, chiedono al prefetto Linardi di ricevere una delegazione del comitato, unitamente al sindaco di Sulmona e al presidente. Presidente della Provincia dell'Aquila, per discutere del problema e sollecitare l'adozione di ogni più idoneo provvedimento teso a una pronta soluzione della vicenda. E fra qualche giorno la provincia dell'Aquila formalizzerà la convenzione con il Proveritorato delle Opere Pubbliche per l'esecuzione dei lavori nella scuola Denino Morandi, lo ha ribadito il Presidente della provincia Antonio De Crescentis a margine di un vertice tenuto ieri nella sede del PD di Sulmona, per noi c'era Gaetano Trigilio. A proposito del problema delle scuole e delle strade di competenza della provincia, gli iscritti al Circolo di Sulmona del Partito Democratico, unitamente al segretario provinciale Mario Mazzetti, hanno incontrato nella sede di Corso Video il Presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, la discussione si è incentrata sui ritardi nella ristrutturazione e riapertura dell'Istituto De Nino Morandi. È una storia molto complessa alle spalle che stiamo cercando di guardi, portare in una prospettiva diversa per la condizione in cui versa la provincia dal punto di vista delle strutture e per la condizione in cui versa invece il pavimento delle opere pubbliche che ha sede all'Aquila, che è una struttura importantissima che ha come finalità solo e unicamente quella di svolgere gare da parte, di seguire importanti lavori. Abbiamo deciso di trasferire la funzione o questa competenza al proprietorato per la ricostruzione e per l'adeguamento sismico dell'Adenino Morandi. Le risorse ci sono, abbiamo affidato questo importante intervento nelle migliori mani possibili, questo con l'obiettivo condiviso da tutti, il Consiglio Provinciale e da me in particolare, di riportare ragionerie e geometri, così come si chiamava una volta a Sulmona. Tra pochi giorni firmerò la convenzione con il poveritore Rapisarda che è una personalità del settore che ha saputo in Campania fare in modo che 3 miliardi di euro di opere e servizi venissero appaltati senza che nulla succedesse e tutto andasse perfettamente. E questo è quello che deve succedere anche qua. Confronto e dialogo sono queste le due leve principali che muovono il Partito Democratico e che nella giornata di oggi hanno caratterizzato l'incontro con il Presidente della Provincia Antonio De Crescentis. Si legge in una nota a firma del Segretario Provinciale Democratico Mario Mazzetti. Colgo l'occasione, prosegue Mazzetti, per ringraziarlo. Di aver preso parte al dibattito presso la sede del Circolo di Sulmona e per aver chiarito in maniera limpida e trasparente ogni aspetto della discussione sull'Istituto De di Nino Morandi. Come Partito Democratico prosegue ancora Mazzetti ci faremo portatori delle osservazioni su eventuali problemi che i nostri militanti e tutti i cittadini di Sulmone vorranno porre all'attenzione della nostra comunità e siamo sicuri che, come è accaduto oggi, nessuno dei nostri amministratori deciderà di tirarsi indietro di fronte al confronto civile. In relazione all'argomento Scuole metteremo in campo come Partito Democratico un osservatorio di carattere territoriale per stimolare con forza tutte le istituzioni a dare il massimo impegno sul tema della sicurezza della scuola. È stata un'occasione importante per me come Presidente della provincia, nonché come sindaco di questo territorio, di illustrare agli iscritti del Partito Democratico di Sulmona la situazione difficilissima nella quale è versa la provincia dell'Aquila i trasferimenti statali che sono stati tagliati e tutti i contributi alla finanza pubblica che abbiamo dovuto versare in questi ultimi due anni e ho raccontato e ho, fatto, ho illustrato anche l'esposto cautelativo che abbiamo presentato tutti e 76 presidenti di provincia d'Italia eh, nelle procure delle repubbliche rispettivi, alla Corte dei Conti e al Prefetto. Con eh, questo impianto dei trasferimenti statali dettaglio che ogni provincia subisce, la provincia dell'Aquila avrà... Un deficit di 12 milioni e mezzo, quindi andremo sotto 12 milioni e mezzo. Non è concepibile, questo significa che per scuole e strade non ci saranno assolutamente le risorse per fare interventi di manutenzione e quant'altro. E ora la viabilità al via ai lavori sulle strade della città di Sulmona, come annunciato nei giorni scorsi, e si comincia proprio con la circonvallazione, lavori, lo ricordiamo, da 580 mila euro. Sentiamo e vediamo tutto nel servizio. Cantieri aperti in via Circonvalazione Orientale a Sulmona per i lavori sul manto stradale, che, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore ai lavori pubblici Mario Senibaldi, sono partiti a regime. Man mano gli interventi di miglioramento della viabilità, particolarmente attesi da automobilisti e pedoni, si concentreranno su nuove strade della città di Sulmona: via Lamaccio, via Le Costanza, via Vapagiovanni XXIII, via Patini, via Trento, piazzale San Francesco, via Cornacchiola e via Rabbona. All'elenco stilato dalla giunta dell'ex sindaco Peppino Ranalli, si aggiungono anche via Le Mazzini, via Circonvallazione e una parte del viale della stazione, da via Zappannotti al piazzale un'arteria stradale quest'ultima che ha particolarmente bisogno di interventi urgenti. Basti pensare alla grande buca che si è aperta sul ponte Egizio venerdì scorso, seminando preoccupazione fra i residenti. La zona è stata transennata dai vigili del fuoco. La gara d'appalto per i lavori sulle strade è partita nel mese di luglio. L'inizio dei lavori, visto l'approssimarsi della stagione invernale, è stato procrastinato da novembre a marzo. Ora gli operai sono al lavoro e per le strade cittadine cominciano a spuntare i cantieri. Palloncini blu lungo il corso di Sulmona per celebrare la giornata mondiale dell'autismo, un'iniziativa che parte dalle famiglie in collaborazione con il Tribunale per i diritti del malato. Sentiamo meglio. I palloncini lungo il centro storico di Sulmona. un grande cartello promozionale, sarà celebrata così a Sulmona la giornata mondiale dell'autismo che come ogni anno cade il 2 aprile. La proposta arriva dalle famiglie che da giorni stanno lavorando in sintonia con il Tribunale per i diritti del malato per dare un tocco di originalità alla manifestazione che intende rimettere al centro dell'attenzione la consapevolezza sull'autismo. Proprio a fine febbraio a Prato la Peligna è stato inaugurato un centro ad hoc che entrerà in funzione la prossima settimana. È importante per per noi lanciare un segnale in questa giornata per richiamare l'attenzione sulla crescita e la cura del paziente autistico spiegano le famiglie lanciando l'appello ai commercianti del centro storico di appendere dei palloncini blu fuori le loro attività commerciali. È un piccolo gesto che può fare molto però per sensibilizzare sul tema che osano gli organizzatori. Dalle ultime stime un bambino su 68 in alcuni casi anche in forma molto lieve soffre di sindrome dello spettro autistico, un dato cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. Tuttavia non esistono farmaci in grado ricurarlo e le famiglie ancora spesso vivono in condizioni di isolamento e mancata assistenza. Per questo come ogni anno, il prossimo 2 aprile alcuni dei monumenti più importanti del mondo si tingeranno di blu. Un'iniziativa simile fu adottata in Valle Pelinia lo scorso anno. E ora il bimillenario Vidiano perché il gruppo archeologico superequano ha presentato il programma fra tante iniziative ma anche qualche polemica. Gaetano Trigidio. Il gruppo archeologico superequano ha presentato durante una conferenza stampa il proprio progetto culturale, Omaggio ad Ovidio Bimillenario della morte. Il presidente dell'associazione, professore Emiliano Splendore, ha illustrato il ricco programma preparato per onorare degnamente il sommo poeta latino. Non è mancata una punta polemica per altro evento organizzato da altra associazione che sarà inaugurato lo stesso giorno. Anche per quanto riguarda la ripartizione dei contributi, Splendore ha espresso disappunto. Sono state finanziate, ha detto, altre associazioni sconosciute. Con contributi maggiori. Il progetto è molto ricco di eventi. A Palazzo Corvi, Vico del Vecchio a Sulmona, dal 2 aprile al 2 di agosto saranno esposte opere di ben 67 pittori ed incisori locali, tra cui Giuseppe Bellei, Italo Piccini, Camillo Gianmarco e Pino Zacca. Però nel contempo saranno esposte anche opere di pittori di grande prestigio come Basilio Cascella, Remo Brindisi, Ernesto Treccani, Alfonso Rossetti. Sarà esposta anche una icona bizantina ed una serigrafia di Salvatore Daggio. La mostra sarà inaugurata il 2 aprile alle 17.30. All'inaugurazione ci sarà una conferenza sul tema video e l'arte a cura di Adriano Ghisetti Giavarina, docente all'Università degli Studi di Chieti-Pescara. A seguire il 6 di maggio ci sarà il professor Eugenio Solo della Cattolica di Roma su un tema di grandissima attualità. Anzi, potremmo dire come. Le metamorfosi e ovvio si attualizzano perché il tema che svilupperà il professor Sodo della Cattolica di Roma sarà nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Il 27 maggio seguirà l'intervento del professor Sandro Sticca dell'Università di New York. Il bimillenario di Ovidio ma anche sul Mona saranno protagonisti questa sera nella trasmissione di Rai 1, Porta a Porta. Andrà in onda questa sera su Rai 1, porta a porta, storico programma ideato e condotto da Bruno Vespa, un servizio dedicato al progetto realizzato dalla delegazione di Sulmona dell'Accademia della Cucina Italiana sull'alimentazione e la cucina dai tempi di Ovidio ai nostri giorni. L'iniziativa, fortemente voluta da Gianni D'Amario, delegato sulmonese dell'Accademia, culminerà con un forum in tarda primavera dedicato al tema e inserito nelle manifestazioni del bimillenario ovidiano. Domenico Santacroce, imprenditore della ristorazione e ricettività, con sua moglie Antonella De Cristofaro ha preparato i piatti dell'antichità attraverso la riscoperta di una serie di prodotti tra cui le erbe del Morrone, di cui erano ghiotti gli antichi romani. L'Accademia Italiana della Cucina, spiega da Mario, ha tra gli obiettivi la salvaguardia insieme alle tradizioni della cucina italiana della cultura e della civiltà della tavola. Per questo, in occasione del bimillenario della morte di Ovidio, abbiamo voluto aprire una discussione sulla cucina e l'alimentazione nell'evoluzione dei secoli. L'Associazione Voce di Donna apre uno eh, sportello per tutte le donne e organizza anche corsi di autodifesa femminile. Questi aspetti saranno meglio trattati questa sera alle 21.30 su Onda TV nella rubrica Sociale Un Occhio per Tutti, ma intanto l'argomento è stato al centro della nostra raccolta di opinioni che ascoltiamo. Uno sportello d'ascolto dedicato a tutte le donne e un corso di autodifesa. Questa è l'iniziativa messa in campo dall'Associazione Voci di Donne, presieduta da Luisa Taglieri, che questa sera sarà ospite della rubrica sociale Un occhio per tutti, in onda sul canale 18 del digitale terrestre alle 21.30. La violenza sulle donne, nel frattempo, è l'argomento che è stato al centro della nostra raccolta di opinioni. In pratica, personalmente e sinceramente, dico che eh, bisogna in pratica invitare le donne a denunciare eh, questi, diciamo, questi uomini, eh, e denunciare questi episodi eh, con coraggio e, e consapevolezza e quindi cercare, e con coraggio soprattutto. Ma questo no, il fatto è che non si ha né pazienza né rispetto delle persone. Io credo che la mancanza di rispetto porti a pretendere delle cose al punto da usare violenza. Ingiustificata nella maniera più assoluta, gratuita, veramente è un atto delinquenziale. Le donne vanno solo adorate. La violenza non si accetta nei confronti di nessuno, soprattutto nei confronti delle donne, dei bambini e delle persone. Deboli. Non riesco a capirla e non riesco a concepirla la violenza sulle donne. Anzi, sono generatrici di vita, il massimo della bellezza che l'umanità ci ha fornito. Per cui non la riesco a capire proprio. È una forma di debolezza, secondo me, degli uomini che attuano questa, questa barbarie. Quindi... Beh, bastasse una tisana per risolvere la situazione, eh, purtroppo no, eh. No, purtroppo no. non basta una tisana Andrea non basta proprio è un fatto proprio di ci sono sempre state le violenze sulle donne però eh? cioè, se, soltanto che oggi probabilmente è proprio come dice lui è una forma di debolezza certo. e intanto il coro del venerdì santo di Sulmona torna nella chiesa della Santissima Annunziata per il concerto della Domenica delle Palme c'è grande attesa in città sentiamo meglio oh. Tornerà nella chiesa della Santissima Annunziata di Sulmone, il coro del Venerdì Santo per il tradizionale concerto della Domenica delle Palme. L'appuntamento è per il prossimo 9 aprile alle ore 18. Con il solenne concerto saltato lo scorso anno si aprono ufficialmente i riti della Settimana Santa che richiamano ogni anno migliaia di pellegrini e turisti in città. Il concerto del 9 aprile è organizzato dall'Arciconfraternita della Santissima Trinità in occasione del 190° anniversario della gestione della processione del Venerdì Santo da parte dei Trinitari, prima apparteneva alla Congrega dei Nobili. Il programma delle celebrazioni prevede una serie di appuntamenti che saranno resi noti fra qualche giorno dall'Arcisodalizio Trinitario. Nel frattempo nell'omonima chiesa di Corso Video proseguono le prove dei cantori oltre un centinaio che riproporranno con il canto le parole del Salmo 50 sia nel corso della processione del venerdì santo sia nel concerto della Domenica delle Palme nella chiesa dell'Annunziata. Quest'anno sarà eseguito il miserere di Scotti. Assieme ai cantori del venerdì santo ci sarà spazio anche per la cappella musicale panfiliana della Basilica Cattedrale di Sulmona diretta dal maestro Alessandro Sabatini, previsto anche l'intervento del vescovo di Sulmona Valva, Angelo Spina. E ora lo sport con il calcio perché si sono recuperate oggi le gare della quinta giornata di ritorno del campionato di eccellenza non disputate per neve lo scorso 22 gennaio. In questo turno infrasettimanale rallenta la capolista Martin Sicuro e si ferma bruscamente l'inseguitrice Nero Stellati. Il Martin Sicuro non è andato oltre il 2 a 2 nella trasferta con la Virtus Teramo. Non ne approfitto le Nero Stellati che hanno perso a Cupello per 2-0. Il Paterno rimane momentaneamente in terza posizione. In quanto è stata l'unica a non giocare oggi perché è impegnata nella semifinale della Coppa Italia persa contro il eh, Troina per 1-0. Torna al successo il Francavilla che batte la Miternina per 1-0. Consolida il posto in zona playoff l'Angolana che ha sconfitto il Morro d'oro per 3-1. Resta a ridosso l'Alba Adriatica che ha sconfitto per 1-0 il San Buceto nello scontro diretto in classifica. Comanda il Sicuro a 61, seguono Nerostellati 59, Paterno 57, Francavilla e Angolana 55. Ora vediamo anche le immagini della gara persa dai Nerostellati a Cupello per 2-0. a La squadra di Di Marzio, priva dello squalificato giallo-nardo, sperava di portare a casa un risultato positivo, ma si è dovuta arrendere padroni di casa. Almeno un pareggio avrebbe consentito di rimanere a meno uno da Martin Sicuro, ma non è stato così il Cupello si è aggiudicato il match con un gol per tempo al 39esimo del primo tempo c'è stato il vantaggio con Monachetti il gol del raddoppio a 5 minuti dalla fine con eh, Selva Allegra il, eh, terminato in 10 il match per i Nero Stellati per l'espulsione eh, del Giz il Cupello, Burgiama dedicamente salvo non ha lasciato alcun scampo gli avversari battendo i Nero Stellati con l'identico risultato dell'andata i Pratolani proveranno a riscattare nella gara casalinga di domenica prossima, Alessio Ricci contro l'ultima in classifica Virtus Teramo che oggi ha costretto al pari il Martinsicuro. E ora cambiamo argomento: domani sarà una serata davvero speciale per il Panathon International Club di Sulmona che ospiterà. L'allenatore e il presidente del eh, Pescara Calcio, il neo presidente Luigi La Civita ha organizzato una conviviale per domani 30 marzo alle 20 all'Hotel Ristorante Meeting che vedrà la presenza dell'allenatore del Pescara Zeman. Interverrà inoltre il presidente del Club Biancanzurro, Daniele Sebastiano. Ed ora è il momento della buona notizia del giorno. <music> Hanno prestato giuramento davanti al sindaco di Sulmona Anna Maria Casini cinque giovani capitreno di Sulmona e Prato La Peligna neoassunti da Trenitalia. Si tratta di Lucia Rubino, Delia Ricci, Emiliano Antolini, Laura Veneto e Franco Santucci che diventano a tutti gli effetti pubblici ufficiali. La cerimonia di giuramento si è svolta ieri mattina presso il gabinetto del sindaco, una prassi dovuta per i nuovi capitreno, come prevede l'articolo 231 del decreto legislativo numero 51 del 18 febbraio 1998. Il sindaco Casini, dopo aver ricevuto il giuramento dei cinque, ha formulato gli auguri anche a nome della città di Sulmona. Sono 18 invece macchinisti abruzzesi assunti da Trenitalia. I diplomati tra i 19 e i 26 anni iniziano il percorso formativo in aula e poi tra alcuni mesi sui treni regionali. Entreranno a far parte di una squadra di circa 96 macchinisti altamente professionalizzati che ogni giorno conducono gli oltre 180 treni regionali. I 18 si aggiungono ad altri 31 giovani che sono stati assunti negli ultimi due anni in diversi settori del trasporto regionale. Alle 21 vi ricordo diario di bordo la versione satirica con Alessandro Angeloni e Antonio Di Bacco. Alle 21.30 non perdete l'appuntamento con la rubrica sociale Un occhio per tutti e bene davvero tutto per questa edizione. Onde ci torna domani, grazie per essere stati con noi a tutti, una buona serata.